È una mostra che è coerente con i nuovi indirizzi che ha preso il PAC, ovvero sia quello di dedicare la mostra estiva ai mondi extraeuropei, alle scene artistiche che magari conosciamo meno, ma che rivelano in maniera molto attenta e profonda che cosa sta accadendo dal punto di vista della creatività contemporanea davvero in tutto il mondo. Questa mostra è dedicata all'Africa, soprattutto all'Africa subsahariana, con una curatela artistica di grande autorevolezza e con uno sguardo che ci permette di conoscere un'arte ancora altrimenti poco nota al nostro pubblico. Questa mostra si caratterizza perché declina attraverso lo sguardo contemporaneo quelle che sono evidentemente anche le matrici antropologiche della cultura africana, ma lo fa ovviamente con lo sguardo dell'arte contemporanea che le rivive in maniera assolutamente originale e credo anche molto stimolante. Non c'è nulla di, come si può dire, di esotico, ma al contrario c'è una presa di coscienza molto forte di che cosa il mondo africano può rappresentare oggi per lo sviluppo del pianeta intero e soprattutto della consapevolezza dell'importanza che oggi ha l'espressione artistica appunto nel continente africano. L'Africa esprime un livello altissimo di arte contemporanea, è presente in tutti i più grandi musei del mondo, dal Tate Modern al Museo d'Arte Moderna di Parigi, di New York e nelle grandissime collezioni. Infatti questa mostra è composta di opere provenienti da diverse grandi collezioni. L'obiettivo è di far conoscere la cultura e l'arte contemporanea africana al più vasto possibile di pubblico, per avere un'idea di come l'arte e la cultura africana cresce oggi nel mondo. Ci sono 33 artisti di tantissimi paesi africani, tutti del sud del Sahara, non so, Senegal, dal Senegal al Sudafrica, dal Burkina Faso, Benin, al Ghana, al Kenya, al Mali. Devo dire che abbiamo fatto uso di tutti i media a disposizione, anche la fotografia, non solo i video, la fotografia, poi abbiamo sculture. Siamo particolarmente orgogliose di aver ospitato 3 artisti che hanno potuto portare 3 opere inedite dedicate a questa mostra e sono opere monumentali, lo possiamo dire perché le misure sono, i metri quadri a disposizione sono stati diversi. Siamo in particolare in modo felici di aver ospitato Georges Adeagbo, uno dei padri dell'arte contemporanea africana, che ha anche partecipato a diverse collettive, le primissime collettive degli anni 80, in cui finalmente l'arte africana si era aperta un varco sulla scena dell'arte mondiale. E l'abbiamo in particolar modo, grazie al museo, abbiamo sostenuto il suo soggiorno qua a Milano e ha potuto realizzare un'opera, un altare del consumo di tutti quelli che sono state le scie degli oggetti dimenticati dai milanesi e poi ricostruiti secondo una sorta di piccola agora di quello che è la società dimenticata dello scorrere del tempo, cioè la capacità del tempo di poter aggregare diversi elementi che la nostra società dimentica. Quindi siamo stati molto fortunati a poter avere direttamente qua gli artisti, nonostante i budget fossero decisamente controllati, ma abbiamo dato vita a una mostra che è unica tanto per l'estensione, perché è la più estesa mai realizzata in Italia, tanto anche per la profondità e la capacità con la quale gli artisti si sono rivelati come artisti africani, cioè la grande generosità verso i nuovi territori che si protendono oltre le loro radici.